se non esclusivamente di processi di camorra. Quindi che facevamo, eseguivamo gli omicidi uno dopo l'altro, ma omicidi di camorra. Improvvisamente che cosa accadde? Dalla tanta posta che gli arrivò una lettera degli Stati Uniti d'America. Che strano che scrivono dagli Stati Uniti. Era un cittadino italo-americano che si chiama Joseph Pagnone, con il quale siamo ancora profondamente amici, il quale era un uomo del sud Italia, era nato nelle nostre zone a Castello di Cisterna e aveva visto la sua casa incendiata dai tedeschi, l'aveva dovuta abbandonare ragazzetto, era stato cacciato dal suo paese, emigrato poi negli Stati Uniti dove aveva studiato, aveva lavorato, si era dedicato allo studio della Seconda Guerra Mondiale e ovviamente in particolare voleva sapere e capire cosa era accaduto in quegli anni, in quei mesi del 1943 nel sud d'Italia. E qui accadde l'imprevedibile, cioè lui aveva chiesto in una biblioteca americana semplicemente gli atti della battaglia del Volturno ed era sicuro che gli fossero mandati gli atti della battaglia del Volturno. Il bibliotecario, insieme ad alcuni di questi atti, trovò anche un dossier che si chiamava Dossier di Algeri e in quel dossier che Joseph Fagnone riceve così solo per caso e solo per un errore di un bibliotecario, quindi pensate come il destino ha giocato la sua parte in questa vicenda, lui riceve questi atti e comincia a sfogliarli e legge che cosa era accaduto a Cagliazzo. Vede che quella sera erano stati sterminati 22 civili, donne, bambini, e legge i nomi degli autori del massacro e dice: com'è possibile che questi non siano mai stati processati, condannati? Sì, ma voi immaginate che erano passati 50 anni e che cosa era accaduto? Ormai gli Emmett, Schuster e gli altri erano tornati in Germania e si erano ricostruiti una vita, erano diventati dei borghesi ineccepibili. Emden era diventato architetto, aveva sposato un'avvocatessa, la figlia era diventata avvocato, lui presiedeva il comitato del carnevale tedesco di Ockenlund, dove era andato ad abitare, era una delle persone più rispettabili, più onorate di Ockenlund, tutti lo stimavano, lo apprezzavano e addirittura era pure tornato in Italia mischiato fra tutti i turisti tedeschi, le sue vacanze spesso le ha passate perfino in Italia sulla costa romagnola. Cioè Emden non era più, pensava lui, quel tenentino che aveva fatto massacrare donne e bambini e anche la piccola Elena, ma era diventato l'architetto di una persona rispettabile e onorabilissima. Schuster aveva pure lui aperto un negozio, si era rifatto una vita. Ormai dopo 50 anni l'ultima cosa che pensavano questi massacratori di bambini erano che dopo 50 anni ci potesse essere un giudice, un pubblico ministero che riaprisse quel caso. Questa è la storia incredibile, la storia sicuramente fuori di ogni caso giudiziario. Pensate che il processo in corte d'assise l'abbiamo celebrato 51 anni dopo il fatto. Con una condanna? Con la condanna, condanna all'ergastolo per entrambi. Erano passati 51 anni. Cioè noi pubblici ministeri siamo sempre abituati a trattare un omicidio che è accaduto pochi minuti, poche ore fa. Ecco il caso della povera ministra. Il pubblico ministero si precipita sul posto, quello che è accaduto pochi minuti prima. Io perciò è un'esperienza che non dimenticherò mai. Io in quegli anni sentì testimoni, andai in Germania, perché analizzavo, studiavo, ricostruivo fatti di 51 anni per lui. Ma l'esperienza più terribile, quella che è più indimenticabile per la mia vita di magistrato, sicuramente l'interrogatorio niente. Cioè, vedete, quel tenente che avete visto ripreso in quel filmato è esattamente identico ad Emden a 21 anni, perché abbiamo visto le foto, era praticamente uguale, mi sembrava di vedere Wolfgang Emden. Ebbene, 51 anni dopo riuscimmo ad arrestarlo. Questa fu la fortuna di ritrovarlo tra milioni di tedeschi, grazie alle indagini della Criminal Polo, dell'Interpol dell'epoca. Furono incredibilmente scovati tutti e due, altro caso
veramente incredibile, pensavamo che fossero morti, invece siccome erano giovani all'epoca del fatto, quando riaprimmo il caso e arrivammo all'arresto, fortunatamente erano ancora in vita. Con l'arresto di Emiten ovviamente fu portato nel carcere di Oppenum e precipitai ad Oppenum per l'interrogatorio. E quella è una delle esperienze più, ripeto, una delle esperienze uniche della mia vita, assolutamente indimenticabile.